Che cos'è una biopsia con ago centrale? Una biopsia è una procedura medica non chirurgica in cui un piccolo campione di tessuto viene rimosso per un ulteriore esame di laboratorio al microscopio. È più comunemente eseguita per determinare la presenza di cancro o altre malattie maligne nel seno, pelle, ossa, midollo e intestino. Una biopsia con ago centrale utilizza un ago cavo lungo e sottile con uno speciale bordo tagliente per estrarre il campione di tessuto senza disturbare o danneggiare la struttura cellulare circostante. L'ago viene inserito attraverso la pelle nell'area interessata e viene rimosso un campione a forma di cilindro. Diverse biopsie dell'ago possono essere necessarie per ottenere un volume sufficiente di tessuto affetto per l'esame di laboratorio. Dopo che il paziente riceve un anestetico locale per intorpidire il punto di inserimento, l'ago del nucleo viene diretto al tessuto da estrarre. Sebbene si possa avvertire una certa pressione durante la procedura, i pazienti non devono avvertire alcun dolore. La procedura può causare un po' di disagio ai pazienti e possono manifestare dolore, lividi o sanguinamento minore dal punto di inserimento dell'ago. Le biopsie con ago centrale sono una tecnica diagnostica non invasiva e a basso rischio che richiede pochissimo tempo per eseguire. Possono essere fatti in una clinica o in uno studio medico senza sottoporre i pazienti allo stress e al trauma della chirurgia esplorativa più tradizionale. I campioni di tessuto prelevati dalle biopsie dell'ago del nucleo sono esaminati al microscopio in un laboratorio di patologia, più comunemente per determinare la presenza di cancro. Sebbene solo una piccola biopsia dell'ago sia estratta da piccoli campioni, non è raccomandata per tutte le biopsie di tutte le parti del corpo. Una biopsia con ago centrale non deve essere eseguita su aree di tessuto nervoso altamente concentrato o altre regioni corporee di funzione critica. Aree come cuore o polmoni possono essere influenzate negativamente o danneggiate dalla procedura. Una biopsia con ago centrale non è progettata per rimuovere l'intera massa di tessuto in questione. Di conseguenza, esiste la possibilità che i campioni rimossi non contengano le cellule malate o cancerose che consentirebbero una diagnosi corretta. Nonostante questo, il tasso di successo per la diagnosi precoce del cancro da una procedura di biopsia dell'ago di base è alto, ed è per questo che la procedura è così ampiamente praticata. Una biopsia con ago centrale non richiede una visita in ospedale. È richiesto pochissimo tempo di recupero, il che significa che i pazienti possono avere la procedura e tornare alle normali attività lo stesso giorno nella maggior parte dei casi. Sviluppato appositamente per ridurre i rischi e lo stress di precedenti procedure chirurgiche, la biopsia con ago centrale è diventata un metodo diagnostico standard.